Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, nel nome di suo Figlio e nostro Re, Salvatore e Redentore, Yahweh Shai, e nel nome dello Spirito Santo, Ruach Kodesh. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, che sono sparsi nei quattro punti della terra, coloro che stanno lavorando nella vigna affinché questa verità possa arrivare dappertutto, e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. La lezione di oggi sarà tratto dei uomini di giorno d'oggi, gli uomini moderni, così chiamati uomini moderni. E quando parlo degli uomini moderni, parlo della casa di Yasharala, parlo dei figli di Israele, ok? E come vedete, gli uomini di oggi sono effeminite, ok? Sono semplici, ok? Sono diventati come delle donne proprio. E questo è quello che ha fatto la società. La società sotto il governo dei malvagi, i figli di Esaù, oggi sono riusciti a mettere a stesso livello gli uomini e le donne. Anzi, gli uomini ora stanno diventando donne, ok? Vedete uomini con capelli rossi o rosa, uomini che si vestono come delle donne, e vedete invece le donne che fanno gli uomini a casa. Questa è confusione. Il padre ha messo una legge, un'istituzione della famiglia. La testa della famiglia è l'uomo. Ok? Come vediamo qui. Sì, allora. Perdonatemi. So che eccoci qui, Primo Corinzi 11:3. Primo Corinzi 11:3. 11:3. Allora, libro di Primi Corinzi 11. Versetto 3 dice: ma vorrei che tu sapessi che il capo di ogni uomo è Yahweh Shai, e il capo della donna è l'uomo, e il capo dell'unto Yahweh Shai è Yahweh. Ok? Perciò c'è un ordine istituto dal padre, ok? Non come il giorno d'oggi, che gli uomini sono diventati proprio semplici. Anzi, che cosa fa la società? Cercano di rovinare le famiglie. Così, quando si separano, rendono più potente la donna, la danno la casa, la dicono: se tu separi con il tuo marito, ti diamo la casa, ti diamo tutto. E lo fanno apposta. Le donne entrano nelle relazioni per fare i figli, per poi mollare, così lo Stato gli dà la casa, gli dà tutto. E peggio ancora negli Stati Uniti, che è la Babilonia. Ok? Ma come erano gli uomini di Yasharala, gli uomini di Israele di una volta? Erano uomini potenti. Erano uomini decisivi. Giorno d'oggi sentirete dire: nessuno mi può giudicare. Non mi giudicare. Io non posso giudicare nessuno. Cioè, questa è la mentalità che ci hanno messo nella testa, ok? Ma le scritture ci dicono di giudicare con i giudizi santi, ok? Anzi, lo dicono attraverso lo Spirito, che non sono nella posizione di giudicare nessuno, perché non conoscono le leggi del Padre. Ma come fa un uomo a camminare senza saper giudicare dal bene e dal male?
Vedete, c'è un degrado dell'uomo adesso. Vedete gli uomini con i pantaloni bassissimi sotto i sedere, gli uomini con il colore rosa, gli uomini con le gonne. È tutto stile, ok? Vediamo, quest'estate uscirà un altro stile e tutti andranno dietro con questo nuovo stile. Pian pianino gli uomini cominciano a indossare pantaloni stretti che fa vedere il loro sedere. Una volta i pantaloni erano normali e pian pianino li hanno reso stretti. E le donne una volta non indossavano i pantaloni, ok? Ma oggi indossano quello che appartiene ai uomini, e gli uomini indossano quello che appartiene alle donne. Questo è confusione. Ed è anche fa parte dei comandamenti che un uomo non deve indossare quello che appartiene alla donna, e la donna non deve indossare quello che appartiene all'uomo. E poi vedete come stanno andando le cose. C'è sempre una nuova legge che appoggia questi nuovi movimenti del femminismo e certe cose. Non voglio neanche nominare certi termini qui, così non mi bloccano il canale. Dunque, andiamo alla lezione e vi faccio vedere un po' di che tipi di uomini c'erano in Yasharala. C'erano uomini coraggiosi, uomini forti, ok? E vedete un'altra cosa, in questa società, quando un uomo comincia ad essere sveglio, a conoscere la verità, e comincia a voler iniziare a espandere questa verità, cosa fanno? Lo pagano e lo comprano. E prima che tu sai, lui comincia a non dire questa verità, comincia a cambiare lingua, comincia a vederlo stare sempre più bene, perché questo è, i figli dei malvagi, i diavoli, Satana viene, ti offre il mondo per tappare la tua bocca per dire la verità. Questa cosa succede anche nel mondo della musica. Infatti, questi ragazzi che vedete qui, attraverso lo spirito io riesco a dire che sono dei Jake, sono figli di Israele, perché i figli di Israele sono il vero sale della terra. Il talento che hanno per la creazione appartiene ai figli di Yasharala. Questi sono figli di Yasharala. Potevano essere proprio elementi importanti a portare questa verità, ma cosa hanno fatto? Si sono venduti per quei soldi là. E io so come funziona bene il mondo della musica, che anch'io sono stato offerto una somma grande da un firma molto interessante che non voglio nemmeno nominare. E so come proprio funziona. Ti comprano e poi, infatti, se sentite la musica che fanno, non dicono, dicono tutto contro i comandamenti del padre. Non dicono niente della verità. Dicono robe che, cioè, passano una vibrazione negativa. Fanno musica che passa una vibrazione assolutamente negativa, che uno che continua a ascoltare queste canzoni ogni giorno non verrà mai fuori alla luce. Se Yahweh Hashem Yahweh Shai non ti slega le catene. Ora vediamo qui dal libro di Maccabeo, secondo Maccabeo capitolo 6. E vi ho detto, questo libro di Maccabeo non è presente in tutte le scritture italiane, ma scaricando questa applicazione trovate sotto questa versione traduzione interconfessionale in lingua corrente, troverete che ha incluso dei libri che hanno voluto eliminare perché contengono tanta verità e tante cose che ci possono fare crescere spiritualmente. Leggo qui da versetto 18. Allora, avrei voluto leggere tutto, ma è troppo lungo, leggo da qui, se no il video diventa troppo lungo. Allora, cosa hanno fatto? I nemici, che sono i figli di Esaù, sono entrati nella terra dei santi, che sono i santi, sono i veri figli di Israele, ok?
E hanno buttato giù l'altare, hanno cominciato a sacrificare gli abomini sull'altare e la carne di maiale, che è proibito per noi. Hanno cominciato ad uccidere chiunque faceva circoncisione, chiunque teneva il Shabbat, cominciavano a ammazzarli, ok? E c'era questo uomo che si chiama Eleazzaro, ok? E infatti leggiamo che cosa l'hanno proposto. Lui era uno importante tra i figli di Asharala, è un uomo giusto, un uomo retto, di una buona età. Leggiamo, Eleazzaro, uno dei principali maestri della legge, era già avanti negli anni, ma ancora di bell'aspetto. Un giorno fu costretto ad aprire la bocca per ingoiare carne di maiale. Ma egli volontariamente andò verso il martirio, preferendo morire gloriosamente piuttosto che vivere nella vergogna. Perciò sputò fuori quella carne. Questo è un esempio per coloro che rifiutano di mangiare cibi proibiti anche a costo della vita. Ok? Questo è un bel esempio per noi. E qui quando dice sputò fuori la carne, dov'è? Perciò sputò fuori la carne, non vuol dire che ha mangiato la carne, questa è una traduzione fatta così. Perciò ha rifiutato, sarebbe la traduzione più. Ok? Questo è un esempio per coloro che rifiutano di mangiare i cibi proibiti anche a costo della vita. Allora quelli che avevano la responsabilità di quell'empio bacheco presero Eleazzaro in disparte. Per l'antica amicizia che avevano con lui, gli consigliarono di farsi portare carne che gli era consentito di mangiare, le avrebbe preparato lui stesso e avrebbe finto di mangiare la carne consacrata agli idoli secondo il comando del re. In questo modo avrebbe evitato la morte e per via dell'antica amicizia con loro sarebbe stato trattato con bontà. E vedete che cosa è? Lo hanno detto perché a quel tempo costringevano tutti i figli di Yasharala. Quando dico Yasharala sapete che è l'antico ebraico per Israele, ok? Li costringevano a mangiare questo maiale. Sapete che il maiale è proibito, è tra gli animali impuri, proibiti per noi da mangiare. E lui ha rifiutato. E cosa hanno fatto? L'hanno presa a parte, hanno cominciato a parlargli che guarda, tu puoi portare qualunque carne che vuoi, cucinalo tu, preparalo tu, ma quando arrivi qui fingi di mangiare la carne offerta agli idoli come comanda il re. Tu basta fingere ma mangi la tua carne. E vedete proprio che cosa fanno questa gente qui. Ed infatti questa è sempre la stessa tecnica che succede nella società di oggi. E così riuscite a sapere chi sono i veri figli dei malvagi, ok? Andiamo avanti e vediamo cosa succede. È andato dietro. Allora, anzi, le avrebbe preparato lui stesso e avrebbe finto di mangiare la carne consacrata agli idoli, secondo il comando del re. In questo modo avrebbe evitato la morte e per via dell'antica amicizia con loro sarebbe stato trattato con bontà. Loro avrebbero dato soldi e ricchezze se lui faceva questa cosa qui, giusto per sviare tutti i giovani e gli altri. Sentiamo Eleazzaro. Ma Eleazzaro prese una nobile decisione degna della sua posizione e dei suoi bianchi capelli. Fin da giovane egli aveva condotto una vita esemplare ed era arrivato alla vecchiaia con onore. Ora doveva dar valore a tutte queste cose. Egli voleva soprattutto rimanere fedele alla santa legge di Yahweh, ok? E per questo affermò senza esitare: uccidetemi pure, alla mia età non conviene fingere. Molti giovani crederebbero che Eleazaro a 90 anni ha accettato di vivere alla maniera dei pagani. Se io fingo per quel poco di vita che mi rimane, essi per colpa mia sarebbero ingannati e
Io concluderei la mia vecchiaia nella vergogna e nell'infamia. Ora, forse potrei sfuggire al castigo dei uomini, ma né da vivo né da morto potrei certo sfuggire al giudizio di Yahweh Onnipotente, perciò rinunzio con coraggio a questa vita per mostrarmi degno della mia vecchiaia. Ai giovani voglio lasciare un nobile esempio di come si deve morire con prontezza e con coraggio per la legge di Yahweh. Detto ciò, andò a supplizio. Vedete cosa dice? Io consiglio a tutti di leggere questo libro di Maccabei, il primo libro di Maccabei, il secondo libro di Maccabei, e pregate affinché il Padre possa aprirvi gli occhi per capirlo. Lui ha rifiutato tutto questo. Ok, lui dice una cosa molto importante. Se io faccio questo per salvarmi la vita davanti ai vostri occhi per un po', ma dopo dovrei averla a che fare con il Padre. Perciò se io mi salvo la vita con voi per un po', il Padre può prendermi la vita quando vuole. Ok? Perciò questi erano gli uomini di una volta, uomini coraggiosi, non uomini effeminiti. Al giorno d'oggi, appena si sente parlare di soldi e ricchezze, tutti perdono la testa e mollano tutto. Vendono anche la propria anima volontariamente per pochi soldi. Perciò questi erano i tipi di uomini che avevamo una volta. E andiamo a vedere un altro bel esempio. Non uomini così effeminati, venduti e spacciati, ok? Per coloro. E questi cosa fanno? Loro fanno tutte le cose che sviano i giovani, ok? E non parlo solo del mondo della musica, questa cosa esiste anche nel mondo politico, esiste in tutti i settori, ok? Ora vediamo il libro di Samuele, secondo Samuele capitolo 23 e versetto 8. Questi sono i nomi degli uomini potenti che Davide aveva, e sapete che Davide era un gran re, ok? E questi erano gli uomini potenti che aveva, questo è per dirvi come erano i figli di Yasharala, ok? Non uomini effeminiti di oggi, che hanno paura di uccidere un scarafaggio, fanno come le femmine, ok? Il Tacmonita che sedeva al seggio, capo tra i capitani, lo stesso era Adino Lesnita, alzò la lancia contro 800 che uccise in una volta. Questo era uno dei capitani di Davide, ok? Un uomo con una lancia ha ucciso 800 uomini una volta. Andiamo a vedere. E dopo di lui c'era Eleazar, figlio di Dodo, Ahoite, uno dei tre uomini potenti con Davide quando sfidarono i Filistei. E sapete che i Filistei sono i così chiamati africani di giorno d'oggi, che erano là riuniti per combattere, e gli uomini di Israele se ne andarono. Una volta comunque i Filistei erano potenti, ok? Potenti, sono mescolati con i figli di Egitto, erano loro i comandanti una volta. Si levò e colpì i Filistei finché la sua mano fu stanca, e la sua mano si attaccò alla spada, e l'Eterno operò in quei giorni una grande vittoria, e il popolo tornò dopo di lui solo per rovinare. Vedete, questo è un uomo, è andato contro una truppa, ok? E lui li ha ucciso finché la sua mano era proprio stanco. E dopo di lui c'era Shammah, figlio di Aghi, la rarità. E i Filistei si radunarono in una schiera dove era un pezzo di terra pieno di lenticchie, e il popolo fuggì dai Filistei. Ok, il popolo di Israele è fuggito, ma egli si fermò in mezzo al suolo, lo difese e uccise i Filistei, e l'Eterno fece una grande vittoria. E 3 dei 30 capi scesero e vennero da Davide durante il tempo della mietitura alla grotta di Adullam,
e le schiere dei Filistei si accamparono nella valle di Refaim. Allora Davide era in una stiva. Vedete, lui qui si ferma quando sono scappati via tutti gli altri e lui ha combattuto un uomo solo con queste truppe e li ha ucciso. Allora Davide era in una stiva e la guarnigione dei Filistei era a Betlemme. I Filistei avevano preso la città di Betlemme, ok? E Davide desiderava ardentemente e disse: oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo di Betlemme che è preso la porta. E il freno 3 prodi attraverso l'esercito dei Filistei attinsero dell'acqua del pozzo di Betlemme, ok? Che era vicino alla porta e ha preso esso e portato a Davide. Tuttavia egli non volle bene. Allora Davide aveva sete quando hanno combattuto e i Filistei avevano una fortezza in Betlemme e lui desiderava di bere dell'acqua di Betlemme. E ha detto: oh, se qualcuno mi potesse portare dell'acqua di Betlemme. Sapete, qualche volta quando uno, cioè, gli manca la casa, proprio quella cosa della casa, l'acqua della tua casa è diverso. E questo capitano suo è andato da solo e ha combattuto e ha fatto sì che è riuscito a prendere l'acqua dal pozzo. Ok, è tornato da Davide portandogli l'acqua. Ma cosa succede? Davide non ha bevuto l'acqua e l'ha offerto a padre Yahweh, dicendo che se l'avesse bevuto gli sarebbe sembrato di bere il sangue di questi uomini che hanno messo in pericolo la loro vita per farlo avere quest'acqua qui. Questi sono solamente pochi esempi, pochi esemplari degli uomini di Yasharala, ok? Gli uomini di Yasharala erano uomini potenti, ok? Giacobbe aveva 4 mogli, ok? E i mogli non erano sopra di lui, era lui che comandava, ok? Questo è l'istituzione ordinata dal padre, l'ordine giusto. E allora che cosa fa la società d'oggi? Cancellano la figura del padre. Lo rendono proprio stupido, la figura del padre. E tutti i figli sono cresciuti con le mamme. E cosa fanno? I figli maschi sono cresciuti con le mamme e hanno imparato più dalle mamme. E loro hanno solamente la parte emotiva che li funziona. Diventano effeminiti. È questo che fa la società. Ok? E tutti vanno dietro alla ricchezza mondana. Dov'è la foto che avevo qui? Come li vedete qui? Scusatemi. Come li vedete qui? Questo è un uomo. Ok, vedete? Con il coso rosa, bla bla. Questo è. Loro lavorano tutta la vita per questo. Basta che abbiano soldi e diventano effeminiti. Tra poco li vedremo anche indossare i tacchi. Come vediamo anche certi uomini indossano tacchi. Ok? Detto questo, spero che siete stati edificati e ricordatevi che tutti questi poteri verranno tornati a noi, anche poteri più forti. Siamo i figli, anzi, c'è un versetto che vorrei aggiungere e chiudere. Perdonatemi. Sì. Genesi 6 e 2. Noi eravamo chiamati figli del potere. Che i figli di Yahweh videro le figlie degli uomini che erano belle e li presero per mogli e tutto ciò che volero.
Eravamo chiamati figli di Dio, figli di Yahweh. Ok. Vediamo. Eravamo conosciuti come i figli del potere. Ok, ora guardate come siamo degenerati. Va bene, spero che sono riuscito a trasmettere qualcosa e do tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruka Kodash. Quello che avete appena sentito è la lingua ebraica antica che vuol dire tutti i lodi al Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai e nel nome dello Spirito Santo Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima, Shalom.